Benvenuti, ragazzi, qui da DiegoB in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme la lista di Mermail, ovviamente nel Chilling, che ho giocato ieri al locale, con la quale ho fatto 3-1. I matchup sono stati Jubel, Melodius, Snake, e ancora Jubel, e ho perso solo da Snake. Quindi. È un deck carino che non so giocare, infatti ho fatto tantissimi misplay. Ma di base è un deck che ha bisogno di una conoscenza dietro. Non è che lo prendi e sai già tutto. Quindi l'ho voluto provare in questa settimana del YCS di Niagara, dato che ho mandato le carte a swappare in America. E ho detto perché no? Tanto è appena uscito, la gente non sa cosa fa, quindi potrebbe essere carino da giocare. Vediamo quindi la lista che ho giocato, che ancora vi ripeto è una lista che ho creato praticamente da solo, guardando in giro e notando che comunque nessuno a quanto pare sa giocare a uh, Yu-Gi-Oh! quando si parla di questo deck, perché ho visto gente con roba come Abyss Lead, Abyss Megalo, che per carità nel 2014, dieci anni fa magari erano forti, attualmente non credo che sia possibile giocarli. Quindi è una lista che ho fatto da solo, quindi se farà schifo, sapete il motivo, però eh, l'ho giocata, mi sono anche divertito, c'è sicuramente margine di miglioramento, ma queste sono le migliori carte del deck, ovvero Neptabis e i dragoni atlantici. Non devo nemmeno spiegare probabilmente a chi già gioca il deck perché dragoni è così forte. Essenzialmente Neptabis e anche tutti gli altri mostri di questo deck mandano, scartano, fanno comunque cose per cui gli altri mostri acqua vanno al cimitero per via di un costo e poi appunto con i loro effetti fanno svariate cose. Neptabis appunto manda di costo del deck un mostro Atlantin e poi ne aggiunge anche uno alla mano. Una delle mosse migliori che potreste fare è magari mandare appunto Shadow Squad. Perché è sempre considerata una carta di Atlantin, oltre che appunto Mermail, e puoi aggiungere Dragoons, ovviamente. Dopo magari vi faccio vedere anche una one card combo. Dragoons, invece, quando viene mandato al cimitero per attivare l'effetto di un mostro acqua, ti consente molto semplicemente, non once per turn, di andare ad aggiungere un serpente marino qualunque dal tuo deck. Quindi molto, molto, molto forte. Soprattutto anche perché triggera nel momento in cui viene staccato come materiale, Xisa. anche. Abbiamo poi la Shadow Squad che ho giocato a 3 e ho giocato a 3 anche a Bisteus. Sono carte che comunque sono più forti quando vengono viste in coppia con altre carte. Per esempio, una Bisteus che scarta Dragoons è molto forte. Essenzialmente, appunto, Bisteus si evoca da mano. Scartando un altro mostro acqua. E poi su Salmon va a cercare un Mermail di livello 4 o inferiore. Shadow Squad, invece, quando viene mandato al cimitero per attivare l'effetto di un mostro acqua, ti consente di evocare da deck un mostro mermail. Oppure anche Atlantico di livello 4 o inferiore. Quindi evoca tutto. Ovviamente queste carte ti loccano E inoltre la squad ha anche un effetto su field che ti consente di scartare una carta qualunque per far diventare 7 il livello di tutti i mostri acqua che controlli quindi niente male, una delle carte migliori del deck insieme a quelle che abbiamo già visto, ovvero Neptabis e Dragoons proseguiamo, abbiamo un piccolo reparto Dipsy Diva è essenzialmente un'altra copia di Neptabis Inoltre ci sono anche delle combo per, diciamo, estendere le proprie giocate e avere un endboard migliore. Mentre Minstrel, la volevo provare a 3 perché mi piace l'effetto di guardare mano, scartando un altro mostro acqua e bandire una delle carte nella mano dell'avversario fino alla end phase. Inoltre, gioco anche Dipsy. Prima donna in modo tale da magari fare. Una combo molto simpatica con uh, qualcosa che ho nel side che dopo vi faccio vedere. Volevo divertirmi ieri, quindi ho giocato la statua. Inoltre sono due tuner sia Minstrel che Diva, e quindi possono aprirti a giocate sincro. Poi ci sono gli One of, che sono questi cinque: Sono Abysrine, Gunde, Abyspike, Heavy Infantry. E Moulin Glacia che è il GOT. Abishrine, nuova carta. Essenzialmente si manda al cimitero e poi tributa un mostro Mermail o Atlantin da terreno umano. Per andare a prendere e aggiungere oppure evocare un mostro di livello 7 acqua direttamente dal deck. Questo significa che in questa precisa versione del deck ti va a prendere Abisteus... E poi riesci anche, durante la combo, a darti estensione, perché magari vai a tributare Neptabis e attivi il secondo effetto di Neptabis, ovvero quello di rebornare un mostro Atlantin nel cimitero. Poi lei, durante il turno dell'avversario, ti consente di scartare una carta, pescare una carta, e poi, se avremo scartato un mostro acqua, andremo anche ad attivare vari effetti che vedremo dopo. Bisgund essenzialmente quando viene scartata ti permette di rebornare un mostro mermei nel tuo cimitero, quindi sarà molto utile per rebornare magari a Abyspike A che invece quando viene evocato normalmente o specialmente ci permette di scartare un mostro acqua per raggiungere un livello 3 acqua dal nostro deck. Evi Infantry su terreno ci permette di avere una seconda normal di un mostro Sea Serpent mentre invece quando viene scartato ci consente di spaccare una carta face up che l'avversario controlla. E infine Muling Glacia è essenzialmente quello che entra quando ci sono 5 mostri acqua nel cimitero e dice l'avversario deve scartare due carte a caso dalla sua mano. E lo deve fare e quindi end loop. E poi mi piaceva anche giocare queste carte che forse Potevano essere viste un po' come brick, alla fine lo sono state, però diciamo che ti aumentano di molto il ceiling quando vai primo. Triaina qua è un reborn, ti consente appunto di avere estensione e può anche rebornare magari a bisgaios per poi usare eh, le virtue per rimettergli il materiale sotto. Mizushi invece probabilmente aveva più senso giocarla inside, però comunque mi è piaciuta. È essenzialmente una Angelic Angel Ring, se vi ricordate, Inferno perché ti consente di negare magie in maniera diciamo, passiva, e quindi non attivando nessun effetto. Ciò sta a significare che ti permette di negare Dark Ruler e Droplet, che questo deck soffre. 1 for 1 perché possiamo evocare Neptabis quindi ci sta a giocarlo. E. Boh sì. Virtue Stream mi piace, dato che la puoi anche cercare con Dragon e Virtue. Poi passiamo ai Flag spots, le Ash Quarter sono in America. Però Mulch Army Force Quarter è proprio qui. Ne ho giocato uno solo perché uno ne avevo. E poi al posto di magari gli altri, ...o Ulia. Ho giocato Droll, Call by the Grave, Droplet che non ho mai visto, in permanence e la Mono Impulse perché questo ho. Praticamente tutte le mie carte sono in America attualmente. Vi faccio vedere rapidamente il side, dato che comunque sia non ha senso come side, ho preso 15 carte, a... anzi 14 carte a caso dall'album e le ho buttate dentro a questa lista. Eccole qui, non ho mai usato nessuna di queste carte se non Dark Ruler. E vabbè, la statua una volta perché volevo diciamo fare una piccola gag. Per quanto invece riguarda l'extra deck, abbiamo Bamut Todally, poi Abisgaios, Poseidra, Le Virtue, Dweller, Coral Anemone che ho scoperto ieri resta 1500 inferiore. Bastava leggerlo. Poi abbiamo Haggard Lizardose, Abyssalacia, il King Neptabis, Deep Sea Repetitive, Prima Donna e Eigerin. Ho visto una combo da Nash che gioca queste due carte, che eh, ti aumenta diciamo, appunto il ceiling andando primo facendo one card combo Neptabis. Quindi ho pensato che fosse carino da giocare. Questo piccolo pacchetto che comprende alla fine due carte. Se non sapete cosa fanno, essenzialmente questo mostro acqua che libera la zona e ti fa anche pescare una carta. E poi, appunto, puoi evocare Diva grazie alla seconda normal di Infantry, evocare Repetiteur, fare sincro in magari Primadonna, e Repetiteur andrà a rebornare a Bisteus. che poi grazie anche a Primadonna farà. Xis in Abyss Gaios. Quindi sono carte carine, non sono sicuramente mandatorie da giocare in questo deck, ma bensì, appunto, sono cose che puoi pensare di andare a giocare perché tanto hai tante 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 opzioni. Vi faccio vedere rapidamente una one card combo con Neptabis. Evochiamo Neptabis, attiviamo l'effetto e mandiamo Shadow Squad al cimitero per aggiungerci. Atlantin, Dragoons, nuova catena, Shadow Squad andrà ad evocare Abyss Pike direttamente dal deck e su evocazione Abyss Pike scarterà Dragoons per andarci ad aggiungere Abyss Rhine. Dragoons, nuova catena, ci andrà invece ad aggiungere un qualunque Sea Serpent, quindi andiamo ad aggiungerci Muling. Glacien. Attiviamo l'effetto di Abyss Rhine... Attributiamo di costo neptabis, scartiamo lei di costo, abbiamo quattro mostri nel cimitero e ci aggiungiamo abisteus. Ancora nuova catena, attiviamo neptabis che reborna atlantin dragoons. Siamo alla terza summon, quarta summon sarà questo bel bahamut shark che attiverà l'effetto per staccare dragoons, mi raccomando, per evocare un Todaliosom. Awesome. Nuova catena, Dragoons andrà ad attivarsi per aggiungere un qualunque sea Serpent. Che tanto verrà poi scartato da Abisteus. Quindi ci siamo parati da Nibiru. Abbiamo 4 mostri acqua nel cimitero. E adesso 5. Perché andremo ad evocare Abysteus. Scartando il sea Serpent aggiunto, grazie a Dragoons. E poi, appunto, Abysteus su Sammon ci andrà ad aggiungere Abisgunde. In questa combo, comunque, badate bene che avremo ancora 4 carte in mano. Non è per niente male, ma ora le cose si fanno migliori perché abbiamo 5 mostri acqua nel cimitero e ciò sta a significare che possiamo evocare Moulin Glacia. Attivare l'effetto, togliere due carte dalla mano dell'avversario e poi continuare con la nostra combo. Linkiamo Abysteus e Bahamut Shark per andare ad evocare.. Proprio lei, Marines Coral Anemone, Coral Anemone reborna il buon Shadow Squad che attiva l'effetto, scarta una carta qualunque che abbiamo in mano per far diventare entrambi questi mostri di livello 7. Questo è importante perché Mooling Glassia dice che se lascio il terreno dovremo saltare la prossima Battle Phase. Tuttavia, come materiale Xyz non sarà più sul terreno e quindi non si attiverà questo effetto andiamo quindi a evocare Abyss Gaios facendo overlay e poi andiamo anche ad evocare Poseidra Abyss sopra da Abyss Gaios perché possiamo appunto farlo linkiamo poi Poseidra Abyss e Coral Anemone nel nuovo link 3 di questo deck, ovvero Neptabis, il King Mermelico e qua ci sono alcune cose da poter fare. Prima fra tutti ricordate che Neptabis protegge i mostri a cui punta dal momento che l'avversario non potrà bersagliarli con nessun tipo di effetto, quindi in questo caso Totally Awesome è come se fosse sotto Sprite Elf di nuovo, ecco. Qui però attiviamo l'effetto di Poseidra Abyss dal momento che è stato mandato al cimitero Dopo essere stato evocato, Xyz quindi possiamo scartare una carta che in questo caso sarà la bisgunde che abbiamo prima aggiunto per rebornare livelli tre livelli 3 o inferiore pesce, sea serpent e acqua dal nostro punto cimitero. Quindi reborniamo Shadow Squad, reborniamo Abysshrine e reborniamo anche Minstrel. In questo caso appunto abbiamo fatto una bella Soul Charge, ma non è finita qui perché abbiamo scartato Abyss Gunde e quindi possiamo attivare l'effetto per bersagliare Abyss Pike nel nostro cimitero e rebornarlo, ma possiamo anche attivare l'effetto di Neptabis per andarci a cercare o appunto equipaggiare direttamente da deck una Equip Abyss. Quindi ci prendiamo Triaina con Abyss Pike che torna sul terreno. Abbiamo sei mostri attualmente, possiamo fare tantissime cose. Possiamo, per esempio, fare Synchro con questi due. Possiamo invece fare Xyz con quest'altri. Possiamo veramente fare un sacco di roba. Io, appunto, vado a fare Xyz in Le Virtue Dragon, che andrà ad attivare l'effetto su Salmon per aggiungerci... Soffio di virtù, e qui abbiamo diverse opzioni: possiamo utilizzare Triana per rebornare Abis e poi attivare l'effetto di Le Virtue per dargli un materiale. Possiamo invece rebornare Atlantin Dragoons, per poi fare un altro Toddly Awesome. Oppure possiamo ancora tornare a voler fare sincro. In questo caso, attivo Triana per, per rebornare Dragoons. E poi appunto fare Xyz come vi dicevo In un secondo Bahamut Shark Che Ricordo non è once per turn Quindi attiviamo l'effetto Stacchiamo ancora una volta Dragoons Per evocare il secondo Todaliosom awesome, sotto sempre Neptabis E poi attiviamo Dragoons per andarci ad aggiungere un altro Sea Serpent In questo caso può essere Heavy Infantry che non è per niente male come opzione Probabilmente comunque era meglio evocarli così perché poi possiamo linkare questi due in Abyssalaccia che durante il nostro turno semplicemente ci consentirà di scartare dalla nostra mano Heavy Infantry nel caso. Quindi possiamo anche attivare l'effetto di Le Virtue per aggiungerci di nuovo in mano atlantin Dragoons e possiamo settare Virtue Stream per andare in End Phase. E poi nel turno dell'avversario con in mano ancora 5 carte come vedete Nel turno dell'avversario potete pensare di attivare subito in draw Abishrine In modo tale da bannarla E sto Neptune Abyss mi sfugge sempre Scartare Atlantean Dragons e pescare una carta. E in questo modo non solo triggerare il Dragoons. Che abbiamo appena scartato che ci andrà a prendere un altro Sea Serpent. Ma andremo ad attivare anche Neptabis. Che si equipaggerà direttamente da deck Mizuchi in modo tale da giocare intorno a Dark Ruler. Durante il turno dell'avversario, possiamo sicuramente usare Abyssalaccia per scartare heavy infantry, spaccare una carta che controlla. Poi magari possiamo usare Todali Osom awesome, per Negare, riprenderci da cimitero una ripartenza. Insomma, il deck fa veramente un sacco di cose. E ricordatevi che l'avversario partirà con ovviamente meno carte dal momento che avete utilizzato Moon in Glassia. Detto questo, mi rendo conto che probabilmente la lista sia migliorabile. Infatti, ditemi nei commenti se avete dei consigli e quant'altro. Qui da Diego, però, per il momento è tutto. Volevo semplicemente farvi vedere questo deck che secondo me è molto divertente da giocare. Meno divertente da giocarci contro, me ne rendo conto. Ci vediamo alla prossima, lasciate un mi piace, passate da Fantasia che trovate in descrizione e quant'altro. Arrivederci.